Buongiorno, procedo con l'appello della Commissione Congiunta Pari Opportunità Politiche Sociali del 5 dicembre 2022. Per la Commissione Pari Opportunità, Riniolo. Presente. Di Cagno. Presente. Noce. Procacci. Presente. Fioretti. Walter, perdonami, al posto di Noce ci sono io, presente. Ah, perfetto. Ok, sono in sostituzione di Noce. Un attimo che controllo, scusate un attimo. Allora, questo è sostituito da Pacifici. Quindi presente Pacifici al posto di Noce. Ok, grazie. Fioretti. Toti. Presente, buongiorno Walter, buongiorno. Coppola, buongiorno. Coppola. Mentre per la Commissione Politiche Sociali Orlandi, Poverini, consigliere Poverini. Claudio? Io lo vedo Claudio. Sì, lo vedo anch'io Anch'io lo vedo, ma collegato. non lo sentiamo. È ora appena ci dice presente, Comunque, però connesso. procedo con l'appello Oggi aveva intanto. problemi con internet, poverini. Oggi aveva Ah, problemi con internet. scusate, procedo con l'appello ancora. Marocchini, Di Claudio, mi Cagno, vedi il tuo video, ma non... Presente. sì, Camerino, Mattana Presente. e Noce che è sempre sostituita da Pacifici, giusto? Sì, Perfetto, scusate, Walter. faccio un'ulteriore prova. Mi sentite col microfono? Sì. Perfetto. Ah, ok, meno male. Ok, grazie, grazie. Scusate. La commissione è aperta, buon lavoro. Perfetto. Allora, anzitutto, grazie a tutti e a tutti di essere qui a questa commissione che abbiamo voluto congiunta perché il tema che affrontiamo è importante, gli abbiamo già dedicato molta attenzione e sappiamo che, come direbbe Maria Noce, noi non dobbiamo scrivere il libro cuore, dobbiamo fare degli atti che producano un risultato vero su questo tema della ludopatia. Ringrazio l'assessore Antonio De Cinti che segue questo tema e che ne è responsabile, che ha accettato di partecipare con noi a questa commissione per darci tutti gli elementi che ci servivano per riflettere, non solo perché insieme a noi ci tiene a questa problematica, a contribuire a risolvere questa problematica, quindi con noi può fare una discussione vera e franca per ottenere il miglior risultato possibile. E ringrazio altresì Walter Pacifici, che ha protocollato un atto come primo firmatario, firmato anche da altre consiglieri e consiglieri del Consiglio, che amplia e prosegue un lavoro che abbiamo già votato e firmato insieme con una delibera nei mesi precedenti. Quindi io darei in primo luogo la parola a Walter Pacifici di esporci quest'atto che è il secondo punto all'ordine del giorno e ascoltiamo la sua relazione su questo atto e poi ad Antonio De Cinti e a tutti gli altri consiglieri e consiglieri di intervenire e di istruire un dibattito intorno a quest'atto e a come si può migliorare, implementare e sviluppare affinché sia efficace e incisivo. Quindi, se insomma nessuno ha da obiettare, la prima persona a cui lascio la parola è proprio al consigliere Pacifici per esporci l'atto che ha protocollato e che oggi è oggetto del dibattito. Filippo, Grazie. scusami, non mi funzionava l'audio, ma volevo dire al verbalizzante che sono Sì, entrata. Benvenuta. perfetto, l'ho già segnato. Grazie. Allora, grazie, credo che abbiate già detto tutto in merito. Quest'atto è stata una vera e propria idea che è scaturita in conseguenza di quello che avevate fatto voi su commissione
che io personalmente ritenevo molto interessante, perché questo è un problema che comunque attanaglia oggi la nostra società, e quindi da quel documento ho preso spunto per dire perché non andare a sviluppare ulteriormente quella che è l'attenzione verso questa patologia, essendo a conoscenza che ci sono dei fondi regionali e che quindi come municipio siamo diventati poi particolarmente attenzionati, perché poi dalla discussione di quell'atto era emerso che il quadrante est di cui noi facciamo parte ha comunque un numero enorme di sale slot, e noi sappiamo quanto questo possa essere un problema. Da queste considerazioni, chiedo scusa, io sono appena entrato. Ok, da queste considerazioni è nato l'atto che io ho proposto, e mi fa piacere che tempestivamente sia stato preso in considerazione dalla commissione. Ho chiesto oggi alla collega di sostituirla perché volevo essere presente alla stesura della risoluzione che andremo a fare in merito a quest'atto, e vi ringrazio per l'attenzione e per la cortesia che mi avete usato. Grazie. Io darei e chiederei ad Antonio De Cinti, assessore sociale del nostro municipio, di dirci in merito alla proposta dell'atto, quindi quello di attivare uno sportello sulle ludopatie, che cosa facciamo già in questo momento, che cosa faremo, e la sua opinione, insomma. È il titolare, quindi siamo tutte orecchie. Assessore De Cinti. Buongiorno a tutti, scusate la voce, ma non sto proprio alla grande oggi. Allora, ho visto l'atto, la mozione urgente che è stata presentata. Volevo dire che in passato, da una valutazione di quelle che sono le attività già svolte, parlo di tanti anni fa, di una decina di anni fa, c'era uno sportello per la ludopatia nel nostro municipio che era posizionato all'interno del PUA, il punto di accesso unico del sociale. All'interno di questo sportello era presente sia una nostra dipendente, sia un avvocato del privato sociale, di una cooperativa che fungeva, diciamo, da interlocutore con le persone che si rivolgevano allo sportello per un primo incontro, diciamo. È chiaro che questa è una competenza che sta tutta all'interno della ASL. La competenza, diciamo, va a ricadere in particolare sui SERD, i servizi che si occupano di tutte le dipendenze, anche se non tutti sono attivi rispetto a questa problematica specifica. Ad esempio, c'è al Policlinico Umberto I un servizio specialistico che prevede un intervento su queste tematiche. E in passato sono stati fatti anche degli interventi, io vado più che altro un po' a memoria, un po' dalla visione degli atti di quando io non c'ero. So che nella legislatura precedente sono stati fatti degli interventi su questo argomento, sia all'interno delle scuole, con un'attività di prevenzione, sia con incontri pubblici. Credo che ce ne sia stato uno a Piazza della Maranella, nella vecchia sala consiglio, che prevedevano appunto un tipo di intervento a sostegno di un percorso che è comunque un percorso, tengo a specificarlo, soprattutto in capo a quello che è il sistema sanitario nazionale. Volevo anche risalire a quello, come diceva il consigliere Pacifici, alla delibera regionale, la 551 del 5 agosto 2021, che prevede appunto anche l'assegnazione su alcuni capitoli di bilancio di iniziative per l'implementazione e la programmazione per la riabilitazione rivolta a persone affette da patologia del gioco d'azzardo.
qui ci sono anche delle partite economiche che vengono stanziate per vari interventi che debbono essere fatti su alcune tematiche. La prevenzione, ad esempio, gli interventi di informazione e prevenzione con gli istituti scolastici, interventi di informazione per il contrasto al sovraindebitamento, l'animazione territoriale, l'implementazione della rete, l'aumento della presa in carico, diciamo, sono tutte attività che sono previste in questa delibera regionale, per la quale, no, io vi leggo nello specifico quello che dice in particolare. Nell'implementazione del piano si tiene conto dell'aggiornamento e dell'ampliamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA presenti nel DPCM. Il Servizio Sanitario Nazionale deve infatti garantire gratuitamente, oppure dietro il pagamento di un ticket, interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ai cittadini affetti da dipendenza da gioco d'azzardo. Diciamo, questa quindi è la cornice in cui dovranno essere effettuate una serie di interventi che sono sia di tipo preventivo sia di tipo riabilitativo. È chiaro che l'intervento che può essere svolto anche dal nostro municipio a sostegno di questa filosofia, diciamo, intervento, può essere utile soprattutto all'interno di quello che è l'aspetto di prevenzione. Non so se ci sono, è chiaro che fermo restando, diciamo, quelle che sono le competenze specifiche delle ASL, anche se da una riunione che è stata fatta nel 2017 ho visto che il nostro SERD di via Casilina non fa interventi di questo tipo, ma invia ad altre strutture. D'altronde anche il nostro sportello d'ascolto, che torna a ripetere, risale a una decina d'anni fa, quando è stato attivato, l'invio lo faceva direttamente o al policlinico Umberto I o a un servizio che stava posizionato all'interno del quarto municipio. È chiaro che diciamo, interventi di sostegno a questo percorso sono sicuramente fattibili, probabilmente ce n'è bisogno, però all'interno di quel quadro che è stato delineato appunto dalla delibera regionale. Non so se sono stato chiaro, state le domande. Grazie. Chiarissimo, grazie. Io una cosa vorrei capire, assessore. La relazione fra noi, siccome mi è chiara questa cosa, e io metterei nel dispositivo anche un elemento che, anzi, metterei l'elemento che coinvolge la ASL. Vorrei capire la relazione tecnicamente fra noi e la ASL, perché credo che questa mozione debba impegnare l'assessore a promuovere presso la ASL, oppure, e questa è l'altra cosa che dobbiamo capire, se questo atto deve invitare la ASL, quindi capire proprio qual è tecnicamente il profilo da costruire per chiedere alla ASL, invitare la ASL, promuovere presso la ASL l'ufficio di cui stiamo parlando, quindi le azioni dei LEA che citava prima, insomma. Che rapporto c'è tra noi e l'ASL, l'ASL Roma 2? Beh, i rapporti sono, cioè, a vari livelli, chiaramente. Insomma, noi parliamo in questo caso specifico del SERD. Il SERD si occupa soprattutto delle tossicodipendenze, in particolare nel nostro municipio, e non si occupa invece di quelle che sono, o perlomeno non si è occupato fino adesso di quelle che sono questo tipo di patologia, cioè la ludopatia. Ci sono altri servizi, appunto, più centralizzati che se ne occupano. È chiaro che la competenza è la stessa Regione Lazio. Vi ho letto un passaggio di
della delibera della Regione Lazio, in cui dicono appunto che questo tipo di patologia rientra nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, e che è compito del Sistema Sanitario Nazionale prevedere o gratuitamente o dietro il pagamento del ticket interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ai cittadini affetti da dipendenza da gioco d'azzardo, e parla del Servizio Sanitario Nazionale. È chiaro che è utile, come di sollecitare anche l'intervento, soprattutto l'intervento da parte del SERV, ma è chiaro che qualcosa può fare anche il municipio, come ha fatto in passato. Quello di cui parlavo è stato realizzato in passato, era lo sportello sulla ludopatia all'interno del nostro municipio, in particolare all'interno del PUA, era realizzato anche in altri municipi, era su sollecitazione e credo anche finanziamento da parte della Regione Lazio stessa. È chiaro che interventi di questo tipo, che sono più di informazione, più di prevenzione, più di orientamento e invio a quelle che sono le strutture abilitate a fare interventi di tipo riabilitativo e di cura, è chiaro che questo può essere svolto anche da noi. Certo, non è che possiamo svolgere un'attività di cura o di riabilitazione, non è nelle nostre competenze e non abbiamo professionalità in questo senso. Quindi è chiaro che il collegamento tra noi e l'ASL deve essere un collegamento forte rispetto alla problematica, e contemporaneamente delle attività possono essere svolte anche da noi, appunto, soprattutto di prevenzione e di orientamento. Grazie, a me è molto chiara questa cosa. Quindi si dice che si possono, entrambe le cose si possono fare. Quindi noi possiamo attivare, capire sia come attivare uno sportello, e secondo, l'ASL può capire come attivare dentro il SERD questo tipo di servizio, giusto? Certo, sì, proprio, cioè le nostre possibilità, torno a ripetere, sono soprattutto quello sia all'interno delle scuole come attività di prevenzione, come è stato fatto precedentemente. Poi ci sono una serie di strutture del privato sociale che si occupano specificamente di questo, però in questo momento non abbiamo attivo nessun progetto specifico su questo argomento. Va visto, diciamo, come attivarlo, visto che anche all'interno delle scuole dei progetti già ce l'abbiamo, potrebbe essere una forma di ampliamento dell'intervento che già viene fatto. Non so se è perfetto. A me è molto chiaro, ci sono altre. Posso fare un paio di domande anche in virtù, e ringrazio la presenza dell'assessore. E dunque, quindi noi non abbiamo più attivo questo sportello, quindi già potremmo orientarci sul riattivare uno sportello, e soprattutto a fronte dell'apertura di uno sportello attuare un protocollo informativo. Noi sappiamo che tali patologie sono anche difficili da accettare dall'utente, cioè chi soffre di questa patologia non è spesso consapevole, diciamo che vive una situazione in cui mentalmente rifiuta di essere affetto da questa patologia, però ne è sostanzialmente vittima. Quindi credo che di concerto anche con l'ASL, perché poi ovviamente nessuno di noi ha titolo per poter poi documentare un protocollo informativo in merito, però noi credo che potremmo organizzarci proprio per diffondere un sistema informativo per poi andare ad aiutare le persone affette da questa patologia, diciamo. Grazie. Se posso, sì, è auspicabile, ovviamente. È chiaro che lo sportello di cui parlo risale a una decina di anni fa, c'erano risorse messe dalla regione e c'era all'interno dello sportello, oltre a un nostro operatore, diciamo più amministrativo, c'era un avvocato che proveniva dal privato sociale, immagino, perché a memoria vado,
immagino che ci sia stato un finanziamento in questo senso. È chiaro che aprire uno sportello senza avere le competenze, considerando che appunto il problema è abbastanza ampio, io credo che insomma, va visto come farlo, insomma. Ci debbono essere professionalità che permettono sia un invio per un'attività di cura e riabilitazione, sia uno sportello che dia informazioni che siano puntuali. Io credo che anche in attività di prevenzione fatta all'interno sia delle scuole ma anche dei centri anziani, ad esempio, io vedo sempre di più quanto i problemi vadano, questo tipo di problema vada a colpire soprattutto gli anziani, visto che io fumo, quando vado al tabaccaio vedo una spizza di vecchietti che vanno a giocare a gratta e vinci e cose di questo genere, per cui poi comunque ci sono tante sale giochi nel nostro municipio, insomma, da quello che ho visto come elenco fatto a suo tempo di quelle che sono queste attività presenti nel nostro municipio. Quindi ben venga uno sportello, ma deve essere uno sportello efficace, dare una risposta, come dire, affazzonata non è utile nemmeno. E poi chiaramente ci deve essere un netto collegamento a chi fa un'attività di riabilitazione vera e propria, con delle tecniche specifiche e con dei professionisti che a questo si possono essere dedicati, e questo, diciamo, è una competenza più del sistema sanitario nazionale. Grazie. Ci sono altre persone, però io dico un'altra cosa rispetto a questo, però aspetto se c'è qualcun altro che si presenta. Sì, dunque io ho alzato la mano, ma è brevissimo l'intervento, Presidente. Intanto buongiorno a tutte e tutti, e veramente un grande grazie all'assessore De Cinti, perché devo dire i suoi interventi sono veramente sempre puntuali, entrano nel merito e tra l'altro oggi non sta neanche molto bene, quindi aver dedicato il suo tempo per noi diciamo è un ringraziamento doppio. Dunque l'intervento che volevo fare è veramente breve, cioè nel senso, intanto bene che il sistema sanitario nazionale e la Regione Lazio a suo tempo aveva preso questo tema, diciamo, in carico, quindi, come dire, noi cittadini abbiamo comunque una protezione anche su questa patologia. Io non sono un medico, quindi non entro nel dettaglio, diciamo, dell'operatività, anche se mi sembra di ricordare che nell'atto presentato venga un po' associato, diciamo, la ludopatia a altre forme di dipendenza tossicologiche, che però prevedono appunto l'assunzione di sostanze che poi creano dipendenza anche fisica, mentre qua credo che, ripeto, non sono un medico, credo che la problematica sia differente. Ora, l'atto, secondo me, andrebbe declinato appunto sui suggerimenti che ci dava l'assessore De Cinti, cioè ovvero cercare di capire se nel prossimo bilancio riusciamo a inserire un budget per la prevenzione, quindi all'interno delle scuole, giustissima il suggerimento anche all'interno dei 15 centri anziani, ma insomma poi le commissioni insieme all'assessore potrebbero anche come dire, mappare meglio laddove si possano, potremmo fare degli interventi, perché sicuramente la prevenzione è uno strumento che va messo in campo parallelamente al servizio sanitario, quindi ASL e proprio il sistema sanitario gestito poi dalla regione, dove in alcune strutture è già previsto attraverso anche il ticket, diciamo, la possibilità di essere presi in carico. Per quanto riguarda lo sportello concordo con quanto diceva l'assessore, sono diciamo delle professionalità alte su questo tema, quindi aprire uno sportello vuol dire ad esempio avere un budget e magari affidarlo a cooperative specializzate, cioè nel senso che serviranno psicologi
e legali che hanno, avranno poi la possibilità anche di intervenire gratuitamente nel caso ci fosse un ISE da parte del richiedente inferiore a quanto previsto per legge, e quindi avere anche un'assistenza legale gratuita. Però da subito capire se è possibile, magari visto che siamo ormai a, diciamo, a, nel momento giusto, si sta ragionando sul prossimo bilancio, magari capire se mettere un, una voce apposta o ampliare voci già dedicate da parte dell'assessore per le varie problematiche che ci sono all'interno delle scuole. So che sta lavorando anche sul tema del bullismo, quindi c'è sicuramente un capitolo di spesa ad hoc. Grazie. Devo rilevare dal punto di vista formale, questo lo dico a tutti e a tutti, perché ci serve per poter, per l'iter procedurale, se facciamo un impegno di spesa, se prevediamo un impegno di spesa, deve passare dalla commissione del bilancio, ovviamente, e bisogna individuarlo il capitolo di spesa, altrimenti dobbiamo scrivere compatibilmente con il bilancio, ok? Mettendo un elemento di condizionalità, perché ovviamente noi non possiamo fare un impegno di spesa che non passi per la commissione del bilancio e che ci sia una verifica vera che quei soldi in bilancio ci sono, se no scriviamo aria fritta, oltre al fatto che non si può fare, ma è aria fritta, ecco. Quindi dobbiamo fare questa verifica, oppure scriviamo, presentiamo un emendamento in cui scriviamo compatibilmente con il bilancio. Scusatemi, questo era solo un elemento procedurale fondamentale. E avevo visto Tatiana prenotata, o mi sbaglio? Procacci? No Filippo, io non mi sono prenotata semplicemente perché purtroppo si è sentita male mia figlia a scuola e i miei suoceri me la stanno portando a casa, quindi insomma rischio di, non lo so, ma insomma che mi citofonino, si è sentita male, quindi preferisco non intervenire ma stare pronta quando arriva, scusatemi. Però in linea di massima concordo con tutto quello che avete detto già precedentemente, insomma, e sono state preziosi le informazioni che ci ha dato l'assessore De Cinti per rimodulare l'atto. Grazie. In bocca al lupo per la tua figliola, Tatiana, in bocca al lupo, veramente un bacione. Scusate, io non sento più nulla. Sì, è scomparso Rignolo. No, non si sente proprio la voce, scusate, la voce di Rignolo non si sente. E io lo sento. Io lo, se adesso sta parlando io non lo sento. No, io stavo parlando, io parlo ora. Mi sentite? Parla, allora il volume è bassissimo. Ok, tanto io non devo più intervenire, chiedevo se c'era qualcun altro che dovesse intervenire. Ah, perfetto. Non vedo mani alzate. Se posso intervenire io senza alzare la mano, volevo dire che non è necessario individuare un capitolo di bilancio specifico, una voce economica specifica per un'attività rispetto allo sportello. Io credo un ampliamento dell'attività. Scusate, c'è un disturbo, non si sente nulla. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì, grazie. Dicevo, non è necessario individuare una voce di spesa specifica per quanto riguarda questa attività. L'attività di accoglienza che viene svolta già all'interno del servizio sociale può essere ampliata anche a questa attività, ovviamente con un'integrazione di fondi che non necessariamente devono essere specifici.
ma necessariamente se ci sono delle professionalità che vanno aggiunte, come appunto l'avvocato, perché uno dei problemi collegati a questa problematica è sicuramente l'aspetto legale. Questo sì, deve essere in qualche modo supportato da tecnici che siano in grado di dare una risposta a questo problema. Grazie. Cari, io non vedo altre mani alzate e altri prenotati. No, io ho una domanda. Signori, mi dice, scusate se vi interrompo, Mauro Marocchini non riesce ad entrare in commissione, lo abilitate o lo contattate? Io lo vedo, io non lo vedo che ha fatto la richiesta. Non sta richiedendo di entrare però, eh? No, neanche io, l'ho scritto in chat ma non lo vedo in sala d'attesa. Secondo me è un link sbagliato, provate a rimandare il link a Marocchini. No, guardate, io il link a Marocchini gliel'ho mandato come l'ho mandato a tutti voi della Commissione Politiche lo Sociali. Lo sto chiamando ora, lo sto chiamando ora, se vedete. Okay, io gliel'ho rimandato adesso. Però non è disponibile, potete guardare sull'elenco degli invitati, Marocchini non disponibile. Quindi ha problemi lui di linea probabilmente. Un secondo di sentirlo per capire se e come farlo partecipare. Facciamo un minuto di pausa, non è un problema. Ripeto, a mio avviso sì, credo sia un problema di linea. Di pausa e recuperiamo Mauro Marocchini. Walter, puoi sentirlo tu? Walter Pacifici, puoi sentirlo tu? Lo sto chiamando, non è disponibile. Basta che voi guardiate la lista degli invitati, io lo sto chiamando ora. Marocchini Mauro, e dice non disponibile. No, io penso che Walter Pacifici interesse chiamarlo al telefono. Ho capito, però se poi non c'ha linea internet. No, ho provato anch'io a contattarlo e cade subito la connessione. Sembra che ci sia questo tipo di problema. Adesso lo vedo, ecco. Mauro, ti senti? Benvenuto. Sì, ci sono ragazzi, però fate girare un link, che non ne fate girare. A me è stato mandato un link e sono alle 11.45 e sono in attesa e cerco di collegarmi. Adesso un altro link che vi avviso di questa cosa. Più di questo che chiedo, ok? Grazie. Mauro, guarda, il link che ho girato a te è lo stesso che ho girato a Marilena e che ho girato a tutti i componenti della commissione. A me naturalmente dispiace che tu ti sei potuto collegare soltanto adesso, non so da che cosa è derivato. Io sono... però non è un link diverso, ok? Tra l'altro io non ho visto le tue chiamate sul mio telefono perché ero collegato sulla Teams, non vedevo questo, ok? Ti chiedo scusa, mi dispiace, ma non so per quale motivo sia successo, perché il link è lo stesso. Sì, se posso rafforzare quello che stava dicendo il presidente della commissione politica sociale, anche io mi sono collegato con quel link e effettivamente sono subito entrato. Mi dispiace Mauro, porca miseria, non so perché possa essere successo qualcosa. Comunque, ma tu ci hai parlato, scusami e poi chiudo subito, ci hai parlato con quelli del CED, perché a me mi hanno sistemato tutto in due secondi poi. E chiudo. Sono stato
ho chiamato Emiliano, ho chiamato Walter, ho chiamato Marilena e sapete, tutti quanti sono testimoni di questo passaggio, di questi passaggi. Poi e mi è stato mandato anche da Marilena un link e io comunque stavo in attesa. Adesso mi è stato mandato questo link, non so se è lo stesso, e in questo caso comunque liscio come l'olio. Perciò adesso non ci sono problemi, però questo è successo. Punto. Ok, io credo che il link sia univoco perché vedo a calendario, però lo vedo io, che c'è un solo link, cioè c'è solo la commissione pari opportunità in questo orario, in questo momento preciso. Quindi insomma capiamo come approfondire, come mai questa cosa mi sembra strana, però noi sono certo che c'è un solo link esistente, quindi lo approfondiremo. Io chiederei però Walter, scusami, per metterti nelle condizioni di contribuire a questa discussione, chiederei a Walter di illustrare anche a te, come ha fatto a noi, l'atto che stiamo discutendo, così possiamo poi anche tu dirci quello che pensi, come intendi contribuire, se sei d'accordo o meno, e siamo un po' nel merito della discussione e facciamo un passo in avanti. Se ti può essere utile, l'ho già firmato l'atto, perciò già lo conosco in parte. Ok, okay, allora sei benvenuto, se ci vuoi dire che cosa ne pensi, quali sono le parti che ci tieni di più e noi ti aggiorniamo rispetto al dibattito che stiamo facendo. Ne hai il titolo, prego. Vengo perché non ho sentito i vostri passaggi, perciò no, è inutile che intervengo in questo momento. Dai, grazie. Allora, posto questo, io quello che vorrei, volevo sapere se altri o altre sono prenotati a intervenire rispetto a questo atto. Non vedo mani alzate. Io volevo solo aggiungere, rispetto alle cose che ci ha detto Antonio De Cinci, che questo atto io vorrei approvare, credo che servano un emendamento che citi nel dispositivo la ASL di Roma 2 e nello specifico ILEA, di cui faceva riferimento nelle premesse ovviamente ILEA e nel dispositivo l'ASL Roma 2, come faceva riferimento l'assessore De Cinci. Terzo, l'assessore si è impegnato davanti a noi, che è dimostrazione di pura attenzione, lo ringrazio tantissimo, al fatto che qualora trovassimo i finanziamenti in bilancio, cosa non scontata, ma non serve, ci ha detto, non serve un capitolo di spesa specifico, ma serve sicuramente il finanziamento per attivare questo sportello, e che il nostro sportello comunque sarebbe lo sportello di orientamento sulla ludopatia e non di cura, perché la cura sta in capo all'ASL e al sistema sanitario, quindi sarà di ambito regionale comunque la cura di questa patologia, e che si fa nello specifico dentro i SERD che abbiamo attivi anche nel nostro municipio. Quindi vanno riportate queste cose, quindi va preparato un emendamento. Io sono a favore di questo atto e se volete mi impegno insieme a Walter e insieme all'assessore a produrre gli emendamenti necessari frutto e esito della nostra discussione, in modo che l'atto venga approvato con gli emendamenti. Vorrei sapere cosa ne pensate e procedere. Sono tutto ora. Posso aggiungere una cosa, Filippo? È chiaro che l'atto è la base di partenza su cui poi noi andremo a fare il lavoro, no? Aggiungo che sono anche in sintonia con quello che ha detto l'assessore, nessuno di noi ha le competenze per dire ad ASL quello che si debba fare. Walter, ti sento male, non ti sento più, sei frizzato. Walter, prova a spegnere il video. Scusate, posso approfittare di questo fatto per chiedere, per dire a Walter che io devo uscire assolutamente? Sì, un attimo, soltanto. Scusami. Sì, un attimo. Mi si è rotto tutto, qui devo chiamare il tecnico. Mannaggia.
Ciao. Walter, non ti abbiamo sentito. Guarda, prova a togliere il video. Il telefono di Poverini che ci crea questa cosa. Sto chiedendo il permesso di uscire, insomma, sto avvertendo la commissione e sto uscendo. Ok, grazie Claudio. Grazie a tutti e buona giornata. Scusate, ma un inconveniente tecnico, quindi ho rotto tutto. La serata. Va bene, arrivederci, grazie. Ciao. 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 Scusa Walter, stavi parlando, non ti sentivamo più, hai tutto il titolo di parte. Prova ora, prova adesso. Mi sentite adesso? Sì, bene, bene. Ok, allora dicendo, io dicevo che, vai. Che sono in sintonia con quello che ha detto l'assessore, nessuno di noi è titolato al fine di indicare ad ASL quello che si deve fare, però noi comunque possiamo dare un'indicazione, un segnale forte, importante su quello che si può tentare di fare nei confronti di questa patologia. Nessuno di noi ha titolo per indicare ad ASL cosa fare. E è chiaro che c'è da mediare un capitolo di spesa, anche se relativo, ma il primo segnale importante potrebbe essere quello della riapertura di uno sportello, supportato da chi ovviamente dovrà poi occuparsi di questo sportello e rispondere a chi soffre di questa patologia. Questo sarebbe già un piccolo traguardo. È chiaro che noi abbiamo, credo, anche bisogno di un confronto con ASL, secondo me, per capire loro che tipo di supporto potrebbero darci a fronte dell'apertura di questo sportello, perché questo territorio non è preparato poi ad affrontare questa situazione, da quello che vedo. Cioè, nel senso, l'unica cosa che io ho detto anche alla presentazione dell'atto, l'unica cosa che io avevo notato che ci fosse su Roma è l'ospedale Gemelli, quindi questo quadrante è totalmente scoperto sotto questo punto di vista. Già come municipio essere virtuosi all'andare a riaprire uno sportello supportato da ASL, secondo me sarebbe molto importante capire anche come era articolato lo sportello che è stato chiuso a suo tempo. Una domanda, Walter, ma ritieni che dobbiamo fare una prossima commissione, invitiamo ASL e ci confrontiamo con loro su questo tema? Tu te lo sei studiato anche meglio di me, quindi se vuoi possiamo, insieme all'assessore o meno, ma su indicazione sua, convocare qualcuno che si occupa del tema in ASL Roma 2 e fare una commissione specifica su questo. E così è il modo anche giusto per stimolarli a produrre. Esatto, io proprio questo intendevo, Filippo. Domani mattina apriamo uno sportello attento alla ludopatia e poi non sappiamo chi metterci lì a rispondere al cittadino. Scusate, continuo a non sentire il consigliere Pacifici. La voce, vai, viene. Mi senti, Walter? Adesso sì, mi però senti, ci stanno molte pause nel discorso. Ok, allora ripeto quello che volevo dire. Secondo me non sarebbe male un confronto con ASL, perché ci permetterebbe di capire che tipo di supporto ASL possa dare a questo sportello e soprattutto capire com'era articolato lo sportello che esisteva a suo tempo e che è stato chiuso, perché nessuno di noi, o comunque io non credo che noi abbiamo amministrativi in grado di rispondere a questo sportello alle esigenze degli affetti da patologia ludopatica. Quindi secondo me un confronto con ASL, secondo me, non sarebbe male, e soprattutto capire come era articolato lo sportello che è stato chiuso, cioè ripartire da quella base lì per andare a ricreare una nuova situazione che sia di supporto a chi ovviamente soffre di questa patologia. Io sono estremamente d'accordo con te, Antonio. Sì, volevo dire, ritornando a quello che era lo sportello che era stato realizzato a suo tempo, parliamo sempre di una decina di anni fa, quindi lo sportello, diciamo, era attivo nel nostro municipio all'interno del PUA, però si avvaleva di una consulenza, in particolare con un avvocato. Usando quelle che erano le problematiche di questo tipo di patologia, si era fatto
conseguenza Antonio, ti sentiamo male. Sì, ma so. Adesso va meglio? Va meglio? Sì. Questo sportello è stato attivato in alcuni municipi. In Lazio a suo tempo. Quindi per andare su un ricordo, no, mi dispiace, io non riesco a capire proprio le parole dell'assessore. Può ripetere cortesemente perché non ho capito assolutamente nulla. Non so se così è più chiaro. È più chiara la voce? Così è molto più chiaro, grazie. Ok, quindi ripeto, lo sportello è stato attivato nel nostro municipio a suo tempo, una decina di anni fa, e in altri municipi su input regionale. Lo sportello funzionava in questo modo, c'era un nostro operatore amministrativo e un avvocato fornito dal privato sociale, da una cooperativa, che faceva appunto dei colloqui, e in base ai colloqui, in base alle problematiche, poi faceva l'invio alle strutture specializzate di riabilitazione. Questo riattivare un qualcosa di questo genere al momento, non avendo queste figure professionali, non avendo più appunto neanche il finanziamento, mi sembra un po' complicato. È chiaro che l'interlocuzione con l'ASL, in particolare il SERD, potrebbe essere l'avvio di un percorso per capire come strutturare anche un'eventuale apertura di uno sportello. Grazie. Ecco, questo intervento chiarificatore da parte dell'assessore secondo me è molto importante, perché noi credo che lo step successivo sia un confronto con ASL. Mi avete sentito? Sì, e sono estremamente d'accordo sia con te che con l'assessore. Posso impegnarmi e se voglio sentire anche il parere del presidente Orlandi, a fare nel prossimo futuro una commissione congiunta sociale pari opportunità. Ovviamente sarà sempre più che il benvenuto anche Antonio De Cinti, qualora avesse modo di partecipare, insieme alla ASL per un confronto proprio su questo tema, e insieme al SERD, proprio come indicato dall'assessore. Siamo tutti d'accordo? Ok. Sì, assolutamente. Sì, è un passaggio importante con ASL, secondo me. Se vogliamo dare forza ad un documento che poi andremo a produrre, un passaggio con ASL, secondo me, è fondamentale. Perfetto. Qualcuno ha nulla in contrario? Io purtroppo devo lasciare la commissione, ovviamente non è necessario chiuderla, perché la presidenza la può prendere Olga Di Cagno, ma devo lasciare la commissione perché ho un altro appuntamento in fieri. Però sono molto d'accordo, voglio ringraziare tanto il contributo di Antonio De Cinti, che è stato determinante, e il contributo di Walter Pacifici, perché dimostra che una collaborazione bipartisan su alcuni temi è orientata veramente a produrre dei risultati, è la cosa migliore. Quindi voglio ringraziare sentitamente tutti e due. Quindi io devo e mi impegno insieme al presidente Orlandi e ad Antonio De Cinti e a Walter Pacifici a costruire il prima possibile una commissione congiunta su questi temi insieme ad ASL. Io lascio la commissione alle 12:22. Grazie a tutti e a tutti, voi potete proseguire la commissione. Sì, anche io ho dei problemi perché sono in concomitanza con un altro impegno. Però se è necessario, se dobbiamo ancora qualche minuto, posso rimanere e sostituire il presidente Rignolo. Io volevo comunicare a Walter che sto lasciando la commissione. Buon proseguimento a tutti.
Scusate, allora verifico se c'è un problema del numero legale, un attimo soltanto. Per quanto riguarda la votazione... No, ma non votiamo, abbiamo deciso di non votare, Walter. Ah, non me l'avete detto comunque, ok, va bene. Allora, se non c'è problema di votazione, c'è ancora il numero legale per poter tenere aperta la commissione. Ok, quindi... Walter, nel... 5 minuti, io vi devo veramente salutare, scusatevi. Anche io vi lascio, però Walter, scusami... A verbale va messo, così come è stato richiesto dal presentatore dell'atto, dai due presidenti, che viene rinviata a nuova discussione in congiunta insieme all'ASL questo atto. Ma certo, bastava dirlo, non è stato, almeno non l'ho capito io. Va bene, non è un problema, l'abbiamo detto adesso. Grazie, buon lavoro a tutti, vi lascio. Buon lavoro a tutti e a tutti. Eccomi qua, eccoci. Allora, per riprendere le file di quello che è stato detto, direi di... se non Olga, scusami, Olga, scusami, io purtroppo devo uscire, è arrivata mia figlia, esco alle 12:24, grazie, scusatemi, arrivederci. Perfetto. Allora, intanto ringrazio l'assessore De Cinzi per la qualcuno che si... Serve a qualcuno che qualche altro minuto ci rimaniamo, insomma. Antonella, siamo ancora in registrazione. No, no, parliamo, nel senso parliamo. Se qualcun altro vuole fare qualche altro intervento. Ah, sì, perfetto, perfetto. Infatti quello lo stavo chiedendo. Allora, stavo chiedendo se qualcun altro voleva fare qualche intervento, altrimenti avrei concluso la commissione congiunta. Sono dal telefonino e non vedo se ci sono mani alzate. Qualcuno ha mani alzate? Alzo io, a voce. Prego Mauro, prego. Io non vorrei essere. Questa è l'ennesima dimostrazione. Ormai vai. Mauro, non si sente bene. Mauro, puoi ripetere perché non si sente bene. No, però è vero che serve, il controllo serve. Antonella, volete chiudere il telefono? Pure devi dare pure un futuro ai ragazzi. Allora, un secondo solo. Antonella, per favore, togli il microfono. C'è qualcun altro in commissione? No. Antonella, per favore, togli il microfono. Così diamo la parola a Mauro. Spazio occupazionale, perché ci, è una ci rivediamo, poi vorrei ripartire pure con Pegno Silvio. Solo che io vado personalmente dalla commissaria Fioretti a chiederle di togliere il microfono. L'ho disattivato io. Allora, consigliere Marocchini può parlare adesso, grazie. Perché? Ed è credo ormai una cosa. Mi scusi, di consigliere Marocchini, mi scusi, non si sente nulla, cioè la voce va e viene, io non riesco a capire proprio il suo intervento. Riesco a fare un punto, va meglio? No. Mi sentite? È a tratti però. No okay. Mauro, provi. Guarda veramente, si sente veramente a tratti, e si sente una parola sì, rinuncio. Una parola no. Rinuncio. Mauro, ci sei? Ti rinuncio, dai, tranquilli, non è un problema, dai. Se purtroppo non aspetta, si sente. Aspetta, pare che adesso funzioni, prova. Ma è meglio che non si sente, perché la mia è un po' di polemica, Olga. Ti avviso che è un po' polemico il mio intervento. Era per darti la parola. Mauro, era per darti per essere assolutamente senza parti per nessuno, insomma, quindi era per darti la parola. Walter, dammi conferma se va bene qui o se no altrimenti rinuncio all'intervento. Dimmi tu. Adesso sento perfettamente, quindi puoi tranquillamente intervenire.
Ok, il mio intervento è... ho aperto polemico e finisco polemico. Come volevasi dimostrare, purtroppo queste commissioni rimangono sempre aperte, appese, grazie all'intervento della minoranza, dell'opposizione. Vedo sempre che c'è un, tra virgolette, non, prendetela sempre tra virgolette, un fuggi-fuggi da parte della maggioranza o degli esponenti di maggioranza che hanno sempre 2000 cose da fare e fanno queste commissioni in maniera molto veloce e molto ad un certo punto, cioè, dobbiamo rimandare, fare un'altra commissione, dobbiamo rifare altre commissioni per argomenti che si potevano benissimo chiudere. Comunque, basta, questa era un po' di tra virgolette amarezza per questa cosa, io l'ho già vissuta in altre situazioni. Vi chiedo cortesemente alla maggioranza di essere più presenti nelle commissioni e di non abbandonare continuamente e costantemente i lavori. Questo che vi chiedo, grazie. Allora, Walter, eccomi, riprendo la parola io. Grazie delle tue precisazioni. Tu sai bene che se abbandoniamo le commissioni non è per non volontà o preferenza di altre cose, e che siamo impegnati su più fronti, cercando di portare avanti al massimo del nostro impegno tutto l'impegno del nostro essere consiglieri. Non è vero che abbandoniamo le commissioni in fretta e in furia, ci vedi che abbiamo partecipato al Consiglio in contemporanea, abbiamo subito iniziato la commissione, quindi se stai con noi in tante occasioni, e nel momento in cui abbiamo, tu stesso hai avuto problemi per entrare, siamo entrati, siamo non entrati, quindi partecipiamo a tutto quello a cui dobbiamo partecipare con il massimo dell'impegno, cercando di portare avanti anche oltre il momento della commissione incontri e chiacchierate di approfondimento e lavori su cui puoi mettere mano seriamente alle cose. Magari appunto l'accortezza anche al non scaricare subito sul scusatemi sto scappando in un altro impegno, perché tutti siamo veramente oberati dagli impegni. Per quanto riguarda la presenza dell'opposizione o della minoranza per tenere in piedi le commissioni, per noi non ci sono problemi, potevamo poter chiudere pure 20 minuti fa, non c'erano problemi. Mauro, certe volte uno cerca di accogliere tutti in commissione e permettere a tutti di avere la propria voce, di esprimere il proprio parere, che è comunque sempre ben accetto, anzi fonte spesso di riflessione per imparare a fare sempre meglio il proprio lavoro da consigliere. A questo punto credo che possiamo chiudere la commissione, e se il verbalizzante fa l'appello. Sì, va bene, allora procedo con l'appello per la chiusura. Di Cagno, presente. Pacifici, presente. Sì, perfetto, grazie. Fioretti, presente. Toti, presente. E invece per la Commissione Politiche Sociali, Marocchini, presente. Di Cagno, presente. E Pacifici, presente ovviamente. Perfetto, alle 12:31 la commissione chiude. Arrivederci a tutti, buon lavoro. Buongiorno, chiudo la registrazione. Buon arrivederci.